Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. Il Jazzland di New Orleans, in Louisiana, è un parco divertimenti che un tempo era pieno di vita, ma ora è abbandonato e invaso dalla natura. Era di proprietà di Six Flags e ha operato per soli 5 anni, aprendo per la prima volta nel 2000. Dopo la sua chiusura, Six Flags aveva intenzione di riaprirla, ma nel 2005 l'uragano Katrina ha colpito violentemente New Orleans. Con l'80% della città allagata, anche il parco è stato gravemente danneggiato dalle inondazioni, fino a trovarsi completamente sommerso da 6 metri d'acqua. Il Jazzland rappresenta forse il simbolo più sinistro della devastazione lasciata dall'uragano Katrina. Un cartello rotto all'esterno del parco recita «chiuso per tempesta», mentre una guardia di sicurezza cerca di impedire alle persone di entrare. Il parco tematico è stato completamente allagato e non è stato praticamente alterato dalla tempesta. Nonostante l'acqua sia ritirata un mese dopo, le attrazioni erano troppo danneggiate e nel 2006 si è deciso di chiuderlo definitivamente. Alcune attrazioni sono ancora in piedi e visibili dalle strade circostanti. Ora, gli unici visitatori dell'ex parco divertimenti sono conigli, serpenti e alligatori. Nonostante sia illegale, emergono spettrali immagini del parco, ormai invaso dalla fauna selvatica e dalla natura. Statue di clown e sirene giacciono infrante e sporche per terra, mentre sui muri degli edifici si trovano graffiti. Nell'acqua stagnante rimangono rifiuti e detriti. Nel 2005 c'erano progetti per l'espansione del parco acquatico, ma l'uragano ha impedito la loro realizzazione. Alcune delle attrazioni più popolari erano il Mega Zef, montagne russe in legno che potevano resistere a venti da uragano, e il simulatore di movimento SpongeBob SquarePants Deride. L'unica attrazione che ha sopravvissuto con danni minori è stata una montagna russa invertita chiamata Batman, Deride, che è stata rimossa dal parco nel 2007 e riaperta al Six Flags Texas come Goliath. Da quando il parco ha chiuso, non è ancora stata presa una decisione su cosa farne. Sono stati proposti piani per trasformarlo in un parco a tema come Legend City Adventure Park o Dreamlanding Festival Park, ma sono stati scartati. È stata anche suggerita l'idea di un centro commerciale, ma anche questa proposta non è andata avanti. Attualmente, si sta pensando di demolire il parco, ma anche questo piano è in stallo a causa dei costi elevati stimati in oltre 1,3 milioni di dollari. Secondo testimonianze che sono emerse recentemente, diverse persone affermano di aver visto possibili fantasmi nel parco abbandonato di Jazzland a New Orleans. Questo parco divertimenti che un tempo era molto popolare ha chiuso i battenti nel 2005 a seguito del devastante uragano Katrina che ha colpito la città. Numerosi visitatori e residenti della zona che sono entrati nel parco abbandonato riportano di aver avuto esperienze paranormali al suo interno. Alcuni raccontano di aver visto figure ombrose che vagano tra le attrazioni e gli edifici in rovina. Altri sostengono di aver udito voci e risate provenire da punti in cui non c'erano persone presenti. Uno dei luoghi considerati particolarmente infestati è l'antica casa degli orrori del parco. Secondo i testimoni, quando si avvicinano a questo edificio in rovina, sentono un'aura densa e fredda che li avvolge, accompagnata da strani rumori provenienti dall'interno. Alcuni hanno persino riferito di aver visto apparizioni simili a figure spettrali che si affacciavano alle finestre o si muovevano tra le stanze al buio. Un'altra area che suscita molta preoccupazione tra i visitatori sono i vecchi binari delle montagne russe. Si dice che durante la notte si possono udire i rumori distinti delle vagonette che corrono sui binari inesistenti. Alcuni coraggiosi sono persino entrati nel parco di notte e hanno riferito di aver visto le luci delle montagne russe che si accendevano e spegnevano senza alcuna ragione apparente. È importante precisare che questi resoconti sono stati forniti da persone apparentemente serie e affidabili. Alcuni di loro sono avventurieri urbani o appassionati di fenomeni paranormali che hanno deciso di esplorare il parco abbandonato, mentre altri sono abitanti del quartiere che hanno avuto casualmente incontri inquietanti durante le loro passeggiate serali. Tuttavia, nonostante il gran numero di testimonianze, molti scettici ritengono che tali avvistamenti e presunti fenomeni siano semplicemente il frutto di una fervida immaginazione o dell'effetto delle atmosfere tetre e deserte della struttura. Ritiene che la combinazione di buio, decadenza e silenzio possa aver contribuito a creare un senso di paura e mistero che ha stimolato l'immaginazione di coloro che hanno visitato il parco.
Per quanto riguarda le indagini ufficiali, le autorità locali non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito all'eventuale presenza di fantasmi o attività paranormali nel parco abbandonato di Jazzland. Ciò ha alimentato ulteriormente le speculazioni e ha reso il parco un'attrazione ancora più affascinante per gli amanti del soprannaturale. I resoconti dei testimoni riguardo ai possibili fantasmi nel parco abbandonato di Jazzland a New Orleans hanno suscitato grande interesse e dibattito nella comunità locale. Mentre alcuni credono fermamente nell'esistenza di attività paranormali, altri sono più scettici e ritengono che tutto possa essere spiegato razionalmente. Nonostante le diverse opinioni, una cosa è certa: il parco abbandonato di Jazzland rimane un luogo ricco di mistero e fascino che continua a catturare l'immaginazione di quanti osano esplorarlo. Nel frattempo, il Jazzland è diventato un luogo popolare per le riprese cinematografiche. Molti film sono stati girati qui, come Percy Jackson, Il mare dei mostri, Jurassic World e Apes Revolution, Il pianeta delle scimmie. L'ultimo film girato nel parco è stato Deepwater, Inferno sull'oceano, nel 2015. Al momento, il parco rappresenta solo una testimonianza dell'impatto apocalittico e duraturo dell'uragano Katrina su New Orleans e l'intera costa del Golfo.